C'è posta per te, gli ospiti della prima puntata. Maria De Filippi ha deciso ancora un'altra volta di rimettersi in gioco e di riproporre ai suoi fedeli telespettatori una nuova ed esplosiva edizione di C'è posta per te. Sono ben 24 stagioni che il People Show Mediaset intrattiene il sabato sera il pubblico del piccolo schermo. La riuscita probabilmente di questa tipologia di trasmissione è dato dal fatto che i protagonisti sono persone comuni e raccontano davanti a tutti episodi drammatici oppure comici. La gente che scrive alla redazione chiede attraverso l'aiuto della conduttrice e dello staff che lavora diligentemente per lei di ritrovare qualcuno, oppure semplicemente di domandare perdono a causa di una mancanza o un affronto con la parte lesa. Altri invece si affidano alla presenza di guest star, che variano di volta in volta. Ebbene, è con immenso piacere che vogliamo fornirvi i nomi di coloro che presiederanno nella prima puntata di C'è posta per te. Intanto è doveroso a titolo informativo dirvi che il programma, ideato dalla stessa signora Costanzo, inizierà il 12 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5. È anche opportuno sottolineare che nonostante i 20 anni di messa in onda, dato l'enorme successo riscontrato, la trasmissione non ha ancora conosciuto nessun momento di crisi. La rete pubblica ha spesso mandato in onda, nella stessa sera e allo stesso orario, programmi con lo scopo di battere gli ascolti ottenuti dalla concorrenza, ma senza avere riscontri positivi. Però c'è da dire che in questa nuova stagione la Queen Mary dovrà scontrarsi con la seconda edizione di Ora o Mai Più, programma musicale lanciato da Amadeus nella scorsa estate e ora riproposto in inverno. Tale show ripropone i cantanti, per così dire, che sono passati un po' nel dimenticatoio. Invece, soltanto per quanto riguarda la prima puntata, C'è posta per te dovrà competere con la partita Bologna-Juventus. È doveroso anche domandarsi chi saranno i postini che porteranno la missiva ai destinatari di C'è posta per te? In questa nuovissima edizione coloro che ancora hanno quell'incarico sono Gianfranco Apicerni, Chiara Carcano, Andrea Uffredi, Marcello Mordino e Maurizio Zamboni. Vi svegliamo anche chi saranno i VIP che presiederanno nella primissima puntata di C'è posta per te. Ad allietare il pubblico del piccolo schermo ci sarà una coppia di cantanti amatissima, Albano e Romina Power. Ma ancora farà la sua prima comparsa televisiva anche il popolare calciatore Mario Balotelli. Recentemente infatti il controverso giocatore ha scritto sui social una frase dedicata alla signora Costanzo, che recitava tali parole: Maria De Filippi, la mia prima volta in una trasmissione televisiva non poteva essere che per il tuo programma. Inoltre, pare che i fans dell'Emotional Show potranno vedere anche nelle prossime puntate Giorgio Chiellini, calciatore della Juventus e difensore della nazionale. Ma tenetevi pronti, potrebbe approdare anche nella trasmissione dedicata ai sentimenti anche l'affascinante cantante spagnolo Ricky Martin. E come non pensare che in questa nuova stagione facciano ancora tappa dietro la grande busta Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti? Ma soprattutto, in che veste li rivedremo? E a chi manderanno la posta questa volta? Insomma, come ogni anno, la signora Costanzo farà di tutto per tenere incollati al piccolo schermo i fedeli telespettatori Mediaset.
E a voi, quale storia delle precedenti edizioni di C'è posta per te è rimasta più impressa? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.